distrutto. In Piemonte sono centinaia di sfollati cacciati dalle loro case dalla pioggia. In soli 4 giorni è caduta quella di 6 mesi. Arrivato una violenza, l'acqua colorosa. Una violenza, quella della piena, che ora prosegue verso Alessandria. I fiumi si gonfiano lungo la pianura padana e fanno paura. A Pavia, il ponte della Becca viene chiuso per precauzione. L'acqua scorre veloce, scava il terreno, si porta via la strada. Frane e voragini in Piemonte come in Liguria, Arezzo, nell'entroterra d'Imperia, tra le case scorre una cascata. La regione chiede lo stato di emergenza per il maltempo che ha colpito soprattutto la zona di Ponente. Le prime stime dei danni, ancora approssimative, parlano di almeno 100 milioni di euro. Vedete il collegamento ai nostri inviati nelle zone colpite dal disastro, cominciamo da Piemonte con Enrico Bona. Sì, ecco, Garessio è una delle zone più colpite del Cuneese, più colpite dalla piena del fiume Tanaro di ieri. Il ponte che vedete, che intravedete alle mie spalle, ieri era completamente sepolto dall'acqua. Oggi il livello del Tanaro si è abbassato, questo perché da stamattina ha smesso di piovere e le previsioni sono perlomeno buone anche per la giornata di domani. Questo ha consentito a molti qui a Garessio di cominciare a lavorare per cercare di liberare e di ripulire le strade dai detriti che si erano accumulati e dal fango. Un lavoro continuo che è cominciato stamattina verso le 7, che è andato avanti fino a poco fa e che ha coinvolto veramente centinaia di volontari, anche della protezione civile e altre persone che vengono dalle frazioni qui intorno. Un'emergenza che però continua, ci sono alcune strade ancora bloccate a causa di frane che si sono verificate nelle ultime ore del pomeriggio. L'emergenza quindi insomma resta comunque alta, anche se la soglia di allerta è stata passata da rosso a arancione, però è tutto il Piemonte che è coinvolto da questa ondata di maltempo. Vediamo quindi adesso i servizi di Stefania Battistini sulla persona, l'anziano disperso nel Pinerolese, e poi Massimo Mignanelli sulla piena del Po a Torino. Il rio Albona continuava ad ingrossarsi stanotte, ma Sergio Bianini, insieme al figlio, è rimasto lungo il torrente per salvare i suoi cavalli. Improvvisamente la potenza dell'acqua ha fatto esplodere l'asfalto e lui è stato trascinato via, racconta il nipote. Non lo c'è qua, stavo buttando dietro. Non ho visto quello che c'era stanotte, ancora fa paura. Adesso speriamo di trovarlo, un altro non c'è. La sala da rito è da strutto, la nostra è stagnata, verso questo allargamento. Le nostre le cavo. Allora, come oggi, 3 giorni di grande pioggia, 600 mm d'acqua che
informazioni, studio del territorio, previsioni medico. Sono migliorate le comunicazioni, per cui quello che succede in, all'inizio di un corso d'acqua è facilmente poi modellabile e traslabile per tutta l'asta del fiume. Colpita pesantemente dal maltempo anche la Liguria, fra le frazioni isolate della Ponente, ingenti i danni, ritrovato alla bagna il corpo senza vita del pescatore scomparso. Ora andiamo in diretta con Giuseppe. Vabbè, Giuseppe. Qui l'esondazione del Neva, siamo a Cisano, nella Savonesa, danneggiato anche l'illuminazione pubblica, allora dobbiamo usare i nostri riflettori per raccontarti che cosa ha causato e cosa ha provocato soprattutto l'esondazione del Neva. Questo era un distributore di benzina completamente travolto, da questa parte invece quel che resta di un ristorante. Due giorni in allerta rossa per la Liguria lasciano 140 sfollati, diverse frazioni ancora isolate, tuttora irraggiungibili, e ci sono 14 strade chiuse. Secondo la regione Liguria i danni superano i 100 milioni di euro. Oggi è arrivato il capo della protezione civile Fabrizio Puggio, prima un sopralluogo in Piemonte e poi in Liguria. Sentiamo allora le sue parole, poi linea allo studio. Penso che la situazione debba essere monitorata, come vedete in Liguria le cose stanno andando un po' meglio dal punto di vista medio, poi ci sarà la questione delle frane che ovviamente seguono in genere questi eventi. In Piemonte c'è ancora una giornata, ci sarà tutt'oggi ancora con la parte meteo per elementi idraulici, quindi stiamo continuando a seguire con attenzione. Dipende da come misuriamo l'eccezionalità dell'evento. Se lo misuriamo rispetto a quanto è avvenuto, sono valori assolutamente impressionanti. La tempo si sposta verso sud, strade allagate, frane e frazioni isolate anche in Calabria e Sicilia, la situazione più grave nella Vigentino dove non siamo è disperso. La sua auto è stata trovata nell'alveo del torrente, di Vincenzo Bono nessuna traccia. L'allevatore, 60enne, è disperso a Sciacca, in provincia di Agrigento. La strada è un fiume che porta distruzione e inonda case e negozi. A Giangiare una forte pioggia ha trasformato la scalinata del paese in una grande cascata. Sardo e detriti, il fiume del Cura, vicino a Riviera, paese agricolo ora in ginocchio, è impetuoso.